Ed eccoci giunti al Pantheon, costruito in epoca bronza del periodo repubblicano imperiale. L'edificio a pianta circolare ricorda i giochi circensi, gladiatorei, ginnico-scultorei che qui si tenevano. Successivamente la cappella fu completamente affrescata da Plinio il Vecchio, aiutato da Plinio il Giovane, perché da vecchio lui non ce la faceva, porello. Successivamente, durante il periodo asburgico, la struttura venne adibita a scuola di equitazione, ad immagine della scuola di equitazione del Palazzo d'inverno di Vienna. Si possono notare i colonnati orditi di 12 colonne, tanti quanti sono i Santissimi Apostoli Nostri, sormontati da altrettanti capitelli che rappresentano la suddivisione dell'anno liturgico, il tutto a sostenere il timpano a forma volutamente triangolare, perché va a significare la Santissima Trinità una e trina. Fu solo successivamente alla breccia di Porta Pia 1712 che la struttura, il complesso, venne riadibito alla sua funzione originale termale. Infatti qui si tengono tumefatti i corpi di tutti i padri della patria nostra, che qui appunto i corpi si mantengono in stato igonometrico perfetto, e tutto viene assunto a forma di culto laico.